perché hanno in ogni caso al fondo una connessione col tema e con la nostra ricerca drammaturgica. Dunque, questo progetto, che è un progetto sulla deposizione, cioè è un progetto sulla deposizione violenta di un governante, mi sembra un tema di grande attualità. Noi assistiamo spesso a delle deposizioni, come dire, a delle vigorose, quasi violente, come dire, interruzioni di percorso. E io avevo intenzione di mettere in scena l'Edoardo II di Marlowe, è un testo che mi attrae molto, mi ispira molto, questo re estremamente trasgressivo, questo intellettuale al potere, diciamo, nella misura in cui possiamo definire intellettuale Edoardo II, ma comunque un uomo molto aperto alle arti, soprattutto fortemente spinto alla tutela della propria libertà privata, e questo secondo me è la libertà individuale, quindi diciamo un'affermazione proprio veramente puntigliosa.